Bene, bene, bene. Sta impazzendo in città una polemica che francamente appassiona tutti gli amanti della telenovela. Il fatto che stia per diventare, ancora non è certa la notizia, presidente del consiglio comunale, il mio amico Mariuccio, in realtà non siamo amici, ci conosciamo però, Mariuccio, il cui curriculum è invidiabile, fu eletto nel centro-sinistra ormai quasi 20 anni fa, non nelle file del PD ma in un contesto di centro-sinistra, fu eletto nella prima giunta Vallone, divenne, si fece notare come assessore allo spettacolo, giovanotto, bello pimpante, bello, la cui unica funzione è stato proporci uno spettacolo più televisivo che di, diciamo, di arte, cultura, teatro. Le sue estati famose tra un grande fratello da una parte e qualche comico di Zelig, che non era tanto di Zelig ma per il sud, ci hanno fatto ricordare che lui è molto attaccato alla televisione, il grande Mariuccio. Poi Mariuccio è stato rieletto, riconfermato, solo che non gli diedero subito nella seconda tornata a Vallone lo stesso assessorato, perché lui puntava di più. E per un po' è stato parcheggiato e quindi lui andava in giro per Crotone, sfoggiando la sua gazzetta dello sport, il Corriere della Sera, che andava ovviamente a prendersi a prestito, se non che niente poco di meno che quel birbantello del sindaco Vallone ce lo fece diventare non solo assessore allo spettacolo ma anche vice sindaco, con risultati francamente talmente memorabili che io ho difficoltà, a causa del mio rincoglionimento, di poter ricordare qual è stata la sua grande presa politica. Però sta di fatto che è diventato. Dopodiché poi il PD passò all'opposizione, lui fu rieletto, però dovette accontentarsi dell'opposizione, nel frattempo cercava di portare avanti il suo curriculum all'interno del centro-sinistra, per un po' fu sistemato da qualche parte nella provincia, gli avevano dato una sedia in un angolo, eccetera, eccetera. Poi niente poco di meno che scompare nel nulla e non si hanno più notizie di lui. Riappare quando Voce diventa sindaco, addirittura nelle file di Forza Italia. Ecco, entra in questo partito, non si capisce che ci fa, lui che è stato sempre uno del centro-sinistra, ma poi alla fine si scoprono che lì nel centro-sinistra non lo volevano, e lui, siccome il suo grande amore per la politica era talmente grande, come vedete anche il cane vuole celebrare l'amore per la politica di Mariuccio, ci ritroviamo dentro Forza Italia insieme a qualche soggetto politico abbastanza squinternato ed entra di nuovo nel comune, stavolta da fare l'opposizione assieme al suo candidato a sindaco, che era un altro giovane rampante, e poi ovviamente silenzio tombale fino a che poi comincia ad avere un incarico, addirittura si occupa del fare il commissario cittadino a Forza Italia, il cui mistero di questo incarico non si è mai capito, non si è mai capito qual è stata la sua strategia. Si è capita la strategia invece del suo sponsor ufficiale, quello che lo va a prendere la sera e per fare le passeggiate spirituali, il cui unico scopo era cimolare voti ma non proporre un progetto politico dove poter coinvolgere. Comunque questa è un'altra storia, perché Mariuccio è uno che tanto ama la politica che ferro ferro riesce nella più grande impresa di poter entrare attraverso la maggioranza, addirittura a fare il presidente del consiglio comunale, addirittura, che però non è certo ancora nel momento in cui parlo.
Ora, tutti sono bravi ad attaccare Mariuccio, la sua, difficoltà linguistica a parlare l'italiano abbastanza chiaro, eccetera, eccetera, il fatto che lui sia sempre lì. Vorrei ricordare due aspetti. Il primo, che nel suo biglietto elettorale addirittura c'era scritto da qualche parte, nell'ultimo soprattutto, la dicitura per sempre. Quindi il suo era un augurio che ci sta riuscendo a restare per sempre dentro le amministrazioni comunali. È un po' difficile a livello regionale perché ovviamente non è che ha a che fare con dei crotonesi, ma ha a che fare con cosentini, catanzaresi e ovviamente non è che Mariuccio sia il prototipo ideale per poterselo tenere dentro. Comunque lui riesce a consolidarsi e nel suo consolidamento la sua grande impresa è quella di farci vedere le debolezze delle varie maggioranze in cui lui si è trovato, anche nelle opposizioni. Perché solo un appassionato di politica come lui riesce ad avere l'incarico che vuole in barba ai voti che prende e in barba ovviamente a un valore che ormai non c'è più, la coerenza. Ma non è lui l'incoerente, perché lui ama tanto la politica che cerca sempre l'incarico, ma il vero incoerente è quello che lo accoglie con sé. Quindi, viva Mario, viva Mariuccio, continua a farci vedere le debolezze della politica crotonese.